Sepe Vivente, organizzato dal circolo ASPI in cammino della parrocchia San Sepolcro, che ha ottenuto il patrocinio dell'amministrazione comunale di Bagheria dopo quelle messe in scena nel 1995, 1996, 1997 e 1998. Un appuntamento che ormai è divenuto tradizionale a Bagheria durante le festività natalizie. Il presepe vivente è un momento di grande aggregazione sociale, non solo per la comunità bagherese, ma anche per l'intera provincia, e vuole essere un messaggio di amore e di fratellanza in questo momento storico di grandi trasformazioni sociali e culturali della società contemporanea. In scena, per la nascita di Gesù Bambino, tanti ragazzi, giovani e un gruppo di adulti della parrocchia, oltre un centinaio di figuranti che si alternano nello splendido scenario naturale di Piazza Madrice per uno dei momenti più belli e sentiti della storia della redenzione della cristianità. Quest'anno il gruppo della Natività sarà rappresentato da una giovane famiglia. Il piccolo Giuseppe, di appena 3 mesi, interpreterà Gesù Bambino, Cristina Gagliano la Madonna e Piero Bartolone San Giuseppe. A questa giovane famiglia è stato affidato il compito più importante di fare rivivere il mistero dell'incarnazione di Nostro Signore. Il presepe di quest'anno si arricchirà della partecipazione dei bambini del secondo circolo didattico Giuseppe Cirincione, che rappresenteranno 50 angioletti che faranno da splendida corona alla capanna. Nel corso della serata uno di loro leggerà una letterina indirizzata a Gesù Bambino contenente un messaggio a sfondo sociale. L'anno 749 dalla fondazione di Roma, 40° del regno di Augusto, 36° del governo di Erode, una luce si accese nelle tenebre per l'eternità, Cristo. In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto per il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto da Quirino, mentre era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe salì dalla città di Nazareth di Galilea per recarsi in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, essendo egli del casato e della famiglia di Davide, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa che era incinta. Ora, mentre essi erano là, giunse per lei il tempo del parto,
e dette alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non v'era posto per loro nell'albergo. Il presepe vivente è arricchito come al solito con i vari mestieri tipici del presepe tradizionale: il fabbro, il falegname, l'agricoltore, il vasaio, il calzolaio, il barbiere, il fornaio, il macellaio, gli zampognari. Un pastore prepara anche la ricotta fresca che viene offerta poi a tutti i partecipanti. Taluni mestieri hanno un chiaro riferimento alla cultura e alla tradizione bagherese. Accanto a quelli tipici che trovano posto nel presepe tradizionale, sulla scena sono rappresentati anche antichi mestieri che a Bagheria hanno esercitato intere generazioni, ma che ormai sono in disuso. Christmas, you can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve. Presenti anche tanti animali domestici con l'immancabile bue e l'asinello, i cavalli, le pecore, le galline, i cani, i tacchini, le oche. Please have snow and mistletoe and presents.
lights on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas.
Nato Gesù in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, dei magi arrivarono dall'Oriente a Gerusalemme chiedendo: «Dov'è il neonato re dei Giudei? Abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode si turbò, e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo dovesse nascere. Risposero: «In Betlemme della Giudea, come è stato scritto dal profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la più piccola tra le grandi città di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo, il quale sarà pastore del popolo mio, Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si fece precisare il tempo in cui era apparsa la stella e, indirizzandoli a Betlemme, disse: «Andate e cercate accuratamente il bambino, e quando lo avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga a rendergli omaggio». E quelli, udito il re, partirono, ed ecco la stella che avevano veduto in Oriente li precedeva, finché, giunta sul luogo dove stava il bambino, si fermò. Vedendo la stella, provarono una grande gioia, ed entrati nella capanna videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono a rendergli adorazione. Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Silent night, holy night, all is calm and all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in a heaven, sleep, sleep in heavenly sleep. Silent night, holy night, shepherd quake.
and glory from heaven above. Heavenly host singing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Anche lui ha scelto il suo omaggio.